Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati in diretta sulle fonti TV. Come possiamo vedere, le borse in calo: DAX perde lo 0,63%, CAC allo 0,37%, il FTSE MIB meno 0,46%. Dall'altro canto, Wall Street alla prova delle trimestrali, i futures indicano un'apertura in rosso. Tra l'altro, abbiamo visto anche le trimestrali di JP Morgan, BlackRock e Johnson & Johnson, già una partenza molto positiva, ben sopra le stime, tanto che JP Morgan in rialzo del quasi 2% in preapertura dei mercati. Senz'altro parleremo delle trimestrali e tutto ciò che accade sui mercati, però in questo blocco ci focalizziamo sulla nostra Tax and Finance Week, che è partita ieri, prosegue domani e continuerà per tutta la settimana. Siamo in compagnia di Francesco Brami, CEO Change Capital. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, partiamo appunto da chi è Change Capital e di che cosa vi occupate? Allora, Change Capital è una società di mediazione iscritta all'OAM con tutti i requisiti di legge, che però ha focalizzato soprattutto la sua attenzione non tanto nella mediazione a livello tradizionale, ma quello di fare una mediazione innovativa, o comunque collegare le imprese alla finanza alternativa e tutto il mondo fintech. Infatti, grazie alla nostra piattaforma, mi fa piacere subito ribadire un concetto. Change Capital non è una digital transformation di un prodotto, ma è proprio una piattaforma che mette in collegamento la domanda e l'offerta. Perché attraverso la nostra piattaforma è possibile per l'impresa, per il CFO oppure per il consulente, che seguono anche più imprese, fare la richiesta dei propri prodotti, in questo caso finanziari, e avere la risposta attraverso il nostro algoritmo che calcola in modo automatico il cash conversion cycle, quindi quanta liquidità ha necessità l'impresa per produrre il proprio fatturato, e il nostro algoritmo gli calcola subito anche il beneficio di utilizzare il mondo del fintech. Mondo del fintech che sempre di più sta venendo alla ribalta, o comunque conosciuta dalle varie imprese, anche se ancora siamo veramente a dei numeri molto limitati. Quindi il nostro compito è quello di cercare di diffondere un po' questa cultura, o comunque la finanza alternativa, che sono proprio i prodotti del fintech. Cosa fa il nostro algoritmo? Oltre al calcolo automatico del cash conversion cycle, si individua subito il risparmio di liquidità che attraverso gli strumenti del fintech possono essere applicati a quell'impresa, e il nostro algoritmo individua subito anche le piattaforme elegibili e non elegibili, senza perdita di tempo. A quel punto il nostro account manager contatterà l'impresa e spiegherà il calcolo delle circolanti, del cash conversion cycle, i prodotti che possiamo utilizzare per migliorare questi parametri, e in questo modo iniziamo tutto il processo insieme all'imprenditore. Il passaggio successivo di Change Capital è quello di aver digitalizzato anche tutto il processo della vecchia mediazione. Considerate che io ho fatto mediazione a livello tradizionale da 20 anni. Facevo 60.000 km l'anno, 200 fogli, 2 mesi per avere una risposta. Il mondo del fintech è proprio l'opposto di quello che ho fatto per 20 anni. Tant'è vero, avendo fondato proprio Change Capital, mi sono dedicato a utilizzare tutto il mondo del fintech, della finanza alternativa, che dà risposte rapide in poco tempo, con poca burocrazia e poca documentazione, che è proprio quello che gli imprenditori in questo momento hanno bisogno e hanno anche come esigenza. Successivamente al calcolo del cash conversion cycle, il nostro account manager, dopo aver parlato con l'imprenditore, la digitalizzazione del processo è avvenuta perché noi non lavoriamo più attraverso le mail, in quanto possono essere perse, non mi ricordo se l'ho inviata, se mi hanno risposto. Ma utilizziamo la nostra piattaforma, C Suite, dove l'impresa o il consulente di
di più imprese potranno vedere tutto lo stato della pratica e soprattutto la documentazione che deve essere caricata per quel prodotto. Una volta che è stato caricato tutto, all'account manager che segue l'impresa arriverà un alert per poter inoltrare la documentazione alle piattaforme che sono risultate eleggibili per il nostro algoritmo. Successivamente a questo, il nostro algoritmo e l'account manager individua anche i bandi agevolati più adatti all'impresa se si parla chiaramente di investimenti. Infatti Change Capital ha un team dedicato di finanza agevolata per individuare bandi nazionali o regionali più consoni per le imprese e per gli investimenti. Senta Francesco, voi vi definite Net Fintech, che cosa esattamente significa ciò, se ovviamente ce lo può spiegare, e come mai avete deciso di rivolgervi alle piccole e medie imprese in particolare? Sì, allora noi ci definiamo Net Fintech perché, proprio come ho detto, mentre il vecchio mediatore creditizio era il collegamento tra l'impresa e il mondo delle banche tradizionali, factoring e leasing, invece noi vogliamo essere il collegamento tra le imprese e il mondo della finanza alternativa, o comunque del mondo fintech. È per questo che ci siamo definiti Net Fintech. Però il fintech ci permette di lavorare tranquillamente in tutta Italia da un tavolo di lavoro, dalle nostre postazioni. Riusciamo a gestire le pratiche dal Trentino alla Sicilia senza doversi spostare, ma questa è proprio la forza del digitale, di poter caricare tutta la documentazione in una propria piattaforma e quello di firmare tutta la documentazione in modo digitale. Ci rivolgiamo alle PMI, infatti il nostro target è la PMI, il corporate o il large corporate, per un semplice motivo: secondo noi non esistono piattaforme che fanno incontrare, appunto, come dicevo anche in precedenza, la domanda e l'offerta. Quindi la domanda da parte delle imprese di liquidità, di vendita del proprio credito, di reverse factoring di medio e lungo termine, e dall'altra parte l'offerta, che è tutto il mondo delle fintech, che non è un solo prodotto o una sola piattaforma. Voi considerate che attualmente noi collaboriamo con ben 25 piattaforme, le maggiori che sono presenti nel nostro territorio italiano, che fanno operazioni di invoice trading, quindi dell'acquisto del credito, come medio e lungo termine digitale, come crowdfunding, equity o lending, come mini bond sempre in modo digitale, come alla fine anche per i capofiliera, anche il reverse factoring, però sempre in modo digitale. Mentre per il privato, comunque per la persona fisica, ci sono già piattaforme che danno queste soluzioni, sono molto famose, ormai sono anni che sono presenti nel nostro panorama. Ecco, per le PMI non esiste una piattaforma che dà delle risposte a 360 gradi alle esigenze delle imprese. E quindi è lì che noi vogliamo focalizzarci con la nostra C-Suite, con il nostro processo tutto digitale. Come secondo lei è posizionata Italia a livello di Net Fintech e anche il settore del Fintech in generale? Quale sarebbe la sua valutazione? Allora, senta, è uscito da poche settimane anche uno studio del Sole 24 Ore dove la nostra regione, dove il nostro Stato d'Italia è al 24esimo posto a livello mondiale per quello che riguarda il mondo del Fintech. È cresciuta molto, sicuramente si può fare meglio e si può crescere ulteriormente. Infatti l'ho detto anche precedentemente, il fintech ancora non è molto conosciuto e anche le imprese o gli imprenditori che conoscono questi prodotti forse non ne apprezzano ancora i benefici e le potenzialità. Quindi sicuramente abbiamo un oceano blu davanti, sicuramente bisogna trasportare questa cultura del fintech ai nostri imprenditori e ai nostri professionisti. Consideri che noi facciamo anche dei webinar a livello gratuito, il prossimo sarà proprio giovedì 15, che cerca di spiegare in modo gratuito e semplice cos'è il fintech e l'utilizzo da parte delle imprese, i benefici del fintech che può portare alle imprese, ai bilanci e alla centrale rischi dell'impresa stessa.
in questo momento storico per il mondo, non solo certamente per l'Italia, quali sono i vantaggi nel ricorrere a forme di accesso al credito alternativo rispetto ai canali, più tradizionali? Ci può dare anche qualche esempio giustamente pratico? Allora, sicuramente la forza del fintech è la velocità, risposte agili, poca burocrazia, tutto in modo digitale senza doversi spostare e firmare carta. Questi sono i punti fondamentali. Molti dei prodotti fintech, inoltre, non impattano sulla centrale rischi e vengono fatti anche senza garanzie personali, quindi molto diverse dal mondo tradizionale bancario. Un esempio che volevo portare è sicuramente una campagna di successo di crowdfunding lending che abbiamo fatto per la ristrutturazione delle Giubbe Rosse, che è un noto e storico caffè fiorentino che è stato comprato da un gruppo e per la ristrutturazione ha utilizzato il crowdfunding lending. Questo perché? È un prodotto sicuramente che costa di più rispetto al medio termine tradizionale, però anche in questo caso ci sono degli studi dove hanno evidenziato che le imprese che hanno utilizzato questa forma, quella di crowdfunding, che sia equity o lending, hanno triplicato il proprio fatturato nel giro di pochi anni per l'azione di marketing molto forte di questo prodotto. Perché considerate che questa campagna che noi si è lanciata qualche mese fa è stata sottoscritta da 224 investitori, che sono anche proprio persone fisiche e famiglie che vogliono investire sulla economia reale. E ha avuto talmente tanto risalto che ci sono state pubblicazioni anche a livello nazionale e anche in delle televisioni locali che hanno evidenziato e pubblicizzato questa campagna di crowdfunding. Quindi è vero che può essere più caro, ma sicuramente ha dei risvolti molto positivi per le imprese che vogliono approcciarsi a queste finanze alternative o prodotti alternativi. E a questo punto, quali sono le principali richieste che vi stanno arrivando dal mercato? Intendo dire quali servizi si stanno maggiormente rivolgendo a voi? Allora, nella fase del Covid e quindi da marzo in poi, le richieste sono state soprattutto quelle di liquidità, senza finalità, quindi medio e lungo termine per sostenere l'impresa e le spese correnti. Da luglio e soprattutto da settembre si è visto una forte richiesta anche di investimenti e finanziamenti per investimenti, quindi proprio un cambio di rotta. Questo è un dato molto importante perché è vero che ci sono sempre le richieste di liquidità, mancherebbe altro perché le difficoltà ancora sono forti e si sentono nel mercato e nelle imprese, però le imprese cominciano a investire, cominciano a richiederci finanziamenti per l'acquisto del macchinario, per l'ampliamento anche del capannone. Molte si stanno rivolgendo anche all'e-commerce perché, parliamoci chiaro, con il Covid c'è stata una forte spinta anche della vendita online e quindi molte imprese si stanno rivolgendo anche a quel mercato facendo dei grossi investimenti. Questo è un po' un cambio di rotta che si è verificato nel mese di settembre, come anche per l'invoice trading, quindi per l'acquisto del credito, che chiaramente nei mesi sotto Covid, essendosi fermata anche la fatturazione, si è visto un rallentamento. Mentre da settembre, ripartendo un po' anche con la produzione e con la fatturazione, si è visto che le imprese hanno cominciato a richiedere anche questo tipo di prodotto. Poi si sta riscontrando anche una forte richiesta e stiamo facendo molte pratiche per aziende che esportano, in quanto il legislatore sta dando molti fondi a tutti dei prodotti che già esistevano, però sono stati potenziati dal Temporary Framework e da Nuova Finanza, che stanno finanziando, comunque agevolando tutte le imprese che comunque esportano, sia con dei prodotti per patrimonializzare, quindi per aiutare le imprese a uscire da questa crisi, o per fare investimenti in fiere nazionali o internazionali, o per realizzare l'e-commerce o marketplace, o appoggiandosi a marketplace anche fuori esterni e non dell'impresa stessa. Infatti il legislatore ha dato molti fondi a questi nuovi provvedimenti, apportando anche addirittura un 50% a fondo perduto.
Quindi vediamo che c'è molta richiesta da parte di imprese che esportano di questi nuovi prodotti. E quale tra queste attività ha un impatto maggiore ad oggi? Non so, lo stavo appunto guardando sul vostro sito il cash conversion cycle. A questo punto vedete differenze rispetto prima del Covid, anche sul calcolo del circolante delle imprese e anche post-Covid? Allora, sicuramente sì, le imprese, quando parliamo con l'imprenditore, con il professionista, il CFO, ci indicano un calo del fatturato importante del 20-30% o anche meno, però chiaramente una contrazione c'è stata, al tempo stesso però anche un peggioramento dell'incasso dei propri crediti e di conseguenza anche un peggioramento del pagamento dei propri fornitori, che è proprio due degli indici del calcolo del cash conversion cycle. Come supportiamo l'imprenditore attraverso i nostri strumenti? Attraverso l'invoice posso rendere liquidi i miei crediti, quindi in 48 ore incassare la fattura in prosoluto e senza l'impatto sulla centrale rischi e creare la liquidità necessaria per stare tranquillo come imprenditore. Al tempo stesso potrei fare un'azione da capofiliera verso il mio parco fornitori utilizzando il reverse factoring però in modo digitale, dove il mio fornitore incasserà il mio credito in 48 ore senza andare nella sua banca, ma in modo digitale. E al tempo stesso io come capofiliera posso accordarmi con la piattaforma fintech di crearmi una maturity di 30-60 giorni e quindi darmi anche a me, capofiliera, il respiro per pagare con tranquillità quella fattura. Quindi ho un beneficio doppio nell'utilizzo del fintech per riequilibrare il mio circolante necessario per il mio fatturato. Sento una domanda un po' collegata anche all'economia reale, ovviamente una domanda che riguarda l'Italia e le PMI, ovvero le piccole e medie imprese, considerando che il tessuto italiano è composto al 75% appunto di PMI. Quali sono le sfide più importanti che attendono questo settore, appunto, che era in realtà già un po' in difficoltà, ma soprattutto adesso, vista anche la pandemia e le conseguenze che ha creato, quali sono le sfide per quanto riguarda in particolar modo l'accesso al credito per le piccole e medie imprese? Questa è una domanda anche un po' collegata all'economia reale, alla situazione reale del paese. Allora, anche il sistema finanziario con il Covid ha avuto un'accelerazione nella propria digitalizzazione. Anche le banche tradizionali si sono dovute adeguare perché le filiali erano chiuse o avevano l'orario ridotto, quindi anche gli imprenditori venivano incontrati in video call, cosa che noi si fa normalmente tutti i giorni e già si faceva anche prima del Covid. Quindi sicuramente anche la finanza e con il Covid ha avuto un'accelerazione nel cambiamento e cercando di digitalizzarsi il più possibile. Quindi quello che io penso che le nostre PMI dovranno cominciare anche loro a guardare non solo la finanza tradizionale, ma anche anche la finanza alternativa o comunque la finanza digitale fintech. Non dico che devono sostituirla, assolutamente, non mi permetto e non lo penso neppure, ma deve essere considerato il famoso piano B o comunque avere anche la possibilità non solo di appoggiarmi al sistema bancario tradizionale, ma quello di avere la possibilità di avere un piano alternativo, ma per qualsiasi aspetto. Potrei anche, la pratica importante, dividerla tra tradizionale e fintech. O comunque, invece di andare dalla mia banca a richiedere un ampliamento degli anticipi commerciali, utilizzare l'invoice trading e incassare il mio credito in modo digitale e veloce, senza impattare sulla mia centrale rischi, senza rilasciare garanzie in poco tempo e senza aprire nuovi conti correnti. Quindi, secondo me, l'imprenditore deve trovare il giusto mix tra le due fonti di finanziamento o comunque quello tradizionale e quello digitale.
Questo è un po' la sfida che le PMI o che i CFO e anche i consulenti dovranno guardare da qui al prossimo futuro. Prossimo futuro che non si parla più di anni, parliamoci chiaro, il digitale è molto veloce e anche i prodotti fintech basano proprio sulla velocità i loro punti di forza. Quindi secondo me questo adeguamento deve avvenire velocemente. Da parte di tutti gli attori di questa della finanza. Grazie mille a Francesco Brami, CEO Change Capital. Grazie mille per essere stato con noi e buon pomeriggio. Grazie a voi, grazie dell'attenzione. Grazie a lei. Allora, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo in diretta con Le Fonti International e la nostra analisi dei mercati americani in preapertura. Rimanete con noi sulle Fonti TV.